saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo in anteprima, direi assoluta, un nuovo terminale, un terminale che sta per arrivare nei negozi, un terminale che trovo molto interessante. Alcatel ci ha fornito un prototipo, ma che è sostanzialmente definitivo, del nuovo tablet T10, un terminale con delle caratteristiche molto interessanti per quanto riguarda l'hardware, ma soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Direi, partendo dalla fine delle prove che di solito facciamo, che Alcatel ha centrato anche questa volta l'idea di offrire un prodotto con dei contenuti piuttosto interessanti a un prezzo molto competitivo. Visto che parliamo di prezzo, vi dico che le informazioni che abbiamo ci parlano di una cifra poco superiore ai 100 euro, potrebbero essere 119, 129 o poco di più. Diciamo che aspettiamo la comunicazione ufficiale del prezzo, ma non dovremmo essere lontani dalle cose che vi sto dicendo. Il T10 è un tablet che, come dicevo, è molto essenziale. Abbiamo una parte frontale con un display con diagonale da 7 pollici in formato 16 noni, quindi è wide. La risoluzione è 800x480 pixel. Questo è uno degli aspetti in cui si può vedere un tentativo di contenere i costi produttivi del tablet. Su una diagonale da 7 pollici la risoluzione forse può apparire un po' bassa. Devo dire la verità che a me questo display piace, non sono un fanatico del pixel per pollice e direi che certamente ogni tanto si può vedere qualche sgranatura sul display, ma a me piace moltissimo l'utilizzo di questo display. La parte frontale, come dicevo, diagonale da 7 pollici, non abbiamo tasti fisici, in quanto il terminale monta nativamente la versione 4.03 di Android, quindi sostanzialmente l'ultima distribuzione disponibile su larga scala che non prevede i tasti fisici. Abbiamo i tasti a sfioramento integrati nell'interfaccia, quindi tasto di ritorno, tasto home e il tasto di menu contestuale che ci permetterà di visualizzare le ultime applicazioni aperte. Potremmo fare switch tra un'applicazione e l'altra oppure chiuderla per liberare risorse dalla RAM semplicemente spostando l'anteprima relativa al programma che vogliamo chiudere. È presente una foto videocamera frontale in risoluzione VGA che quindi ha delle qualità fotografiche assolutamente modeste. Nella parte alta del dispositivo troviamo il tasto di accensione, il tasto di controllo del volume e in questa feritoia possiamo inserire una scheda micro SD che ci verrà in aiuto per espandere la memoria fisica del nostro terminale. Abbiamo anche un piccolo forellino che ci permetterà alla bisogna di fare un reset di sistema se il terminale dovesse bloccarsi. Devo dire che qualche giorno che lo uso non mi è mai capitato nessun tipo di blocco. La parte posteriore, come si può vedere, è in questo materiale gommato leggermente ruvido, spicca l'assenza di una fotocamera posteriore. Anche questo è uno di quegli elementi che mi fa dire che il T10 è un tablet che punta all'essenzialità. Quindi si è rinunciato alla fotocamera per dedicarsi ad aspetti forse più importanti nell'utilizzo di un tablet. Nella parte di sinistra abbiamo la cuffia, l'ingresso per la cuffia con jack da 3,5 mm e i due altoparlanti di sistema. Ecco, una cosa importante, visto che stiamo parlando dell'essenzialità di questo prodotto, forse in questo caso la mancanza è un pochino più grave, il T10 è sprovvisto di Bluetooth, quindi per ascoltare le nostre canzoni preferite, per vedere i video, le fotografie, dovremmo utilizzare forzatamente una cuffia a filo o ascoltare naturalmente in viva voce. Nella parte destra abbiamo
il cavo di ricarica da 2 mm e mezzo, non, in questo caso non viene utilizzato la connettività micro USB che comunque troviamo per connettere il dispositivo alle altre periferiche. Abbiamo anche la porta HDMI per collegare il tablet con periferiche in alta definizione. Parliamo un attimo dell'hardware e parliamo della seconda mancanza che ritengo insieme al Bluetooth i due difetti veri, cioè le concessioni che Alcatel ha dovuto fare per contenere il prezzo di questo terminale. Manca anche il GPS, quindi non potremo utilizzare il nostro tablet come navigatore, quindi non potremo né sfruttare i servizi integrati di Google Navigatore né tantomeno scaricare dei navigatori, ce ne sono oramai moltissimi sul market, non li potremo utilizzare. Parte hardware, dicevo, il processore è un processore da 1 GHz di clock, quindi estremamente reattivo. Abbiamo un banco di RAM da 1 GB, supportati anche da un acceleratore grafico separato. La memoria è di 4 GB integrati che, come dicevo prima, per fortuna possono essere espansi con scheda micro SD, quindi potremmo utilizzare i tagli più comuni fino a 32 GB senza nessun tipo di problema. La connettività, naturalmente, è presente il Wi-Fi che ci permetterà di accoppiare il T10 per esempio a un router del nostro smartphone o di una normalissima rete internet. Il peso, 340 grammi, non è eccessivamente pesante, direi che si trasporta senza grossi problemi, anche le dimensioni sono direi nella media. Andiamo a vedere un po' le prestazioni. Interfaccia. L'interfaccia, adesso stiamo anche scaricando la batteria, l'interfaccia è un po' l'interfaccia classica che abbiamo trovato anche su altri terminali di Alcatel. Direi che il mix è tra il 4.0, le grafiche sono quelle basiche di Android, trovo che siano assolutamente belle da vedere, le possiamo mescolare con alcuni programmini che Alcatel precarica, per esempio questo delle previsioni del tempo che stiamo vedendo, che troveremo gratuitamente all'interno del dispositivo. L'interfaccia è naturalmente presto personalizzabile, ci basterà cliccare sopra un widget per farlo apparire o scomparire, idem dicasi per quanto riguarda i collegamenti. Andiamo a vedere il browser. Il browser direi che non porta nessuna novità. È una delle cose che mi è piaciuta di più di questo tablet, estremamente veloce nel caricare i contenuti, nessun tipo di imbarazzo nel pinch to zoom, funziona veramente molto bene. In questo direi che si concentra di più l'essenzialità di questo prodotto. Un tablet sostanzialmente viene utilizzato per la navigazione internet in mobilità senza aver bisogno di periferiche molto ingombranti. Da questo punto di vista direi che funziona perfettamente. Funziona molto bene per quanto riguarda l'utilizzo della posta elettronica, funziona molto bene quando lo vogliamo utilizzare per attività ludiche, quindi per contenuti multimediali di qualsiasi tipo. È un tablet che funziona senza dubbio molto bene. Vediamo brevemente anche la parte dei software precaricati. Possiamo vedere la grafica che oramai ci è diventata familiare di Android 4.0, quindi abbiamo la colonna delle applicazioni, la colonna con i widget che potremo trasportare sul nostro desktop per avere a disposizione le applicazioni che più utilizziamo, o se no possiamo cliccare il tasto di accesso diretto al Google Play per scaricare la valanga di applicazioni che Google ci mette a disposizione. Potremmo trovare qui qualche piccolo intervento grafico di Alcatel e, come dicevo prima, alcuni programmini precaricati, per esempio questo delle previsioni del tempo, che è simile a quello che troviamo anche su altri smartphone di Alcatel. Bene,
Io direi che possiamo fermarci qui per questa presa di contatto con il T10. Facendo un riassunto e ricollegandomi a quello che dicevo prima, il T10 è un prodotto estremamente essenziale che rinuncia a tutte quelle frivolezze che spesso sono inutili, tipo altissime risoluzioni, fotocamere che sono difficilissime da usare su tablet di dimensioni generose, per concentrarsi sulla essenzialità del tablet, quindi buona navigazione internet e un display piuttosto generoso per visualizzare senza problemi i nostri contenuti. Il tutto in un corpo ben assemblato, direi relativamente leggero per quanto riguarda il tablet e ultimo, certamente non ultimo, tutto ciò con un prezzo d'acquisto veramente molto molto allettante. Bene, chiudiamo qua, ringrazio ancora molto Alcatel per averci messo a disposizione questa unità di prova e vi rimando ai prossimi test. Un saluto da Ivan.